Let's go! Benvenuti, ovetti, nel post-game di Hyrule Warriors, l'era della calamità. Nello scorso episodio abbiamo affrontato e sconfitto la calamità Ganon. L'abbiamo sigillata, più che sconfitta, ma non importa, ok? Inoltre, Terrako, il piccolo guardiano, si è sacrificato per noi. E in questo episodio faremo alcune missioni extra secondarie per provare a riparare Terrako. Già, ma prima ho fatto missioni extra off camera. Quali? Alla riconquista di Hyrule, 4 campioni. Conquista 4 avamposti a tempo. Attenzione perché spawna un Lynel d'argento. Sblocca la disciplina dei Rito, lo spirito dei Goron e la protezione delle fate radiose. Stermina i mostri nel deserto. Chiunque, sconfiggi 6 truppe del Grublin Nero, sconfiggi 3 guardiani e sconfiggi la Moldenottera, sblocca gli scrigni sotterrati. Inoltre, dopo questa missione ho anche sbloccato la Luna Rossa. Leggete la descrizione perché probabilmente farò una missione della Luna Rossa quando capiterà, ma non ora. È in sintesi una hyper hard mod delle varie missioni, quindi occhio. Correndo sotto la pioggia, chiunque, vai verso la destinazione a tempo. Bisogna però sconfiggere 2 Grublin elettrici e sconfiggere poi l'Inox elettrico. Sblocca il pesce del lago Adeia. L'allenamento di Riju, sconfiggi 300 nemici a tempo e poi sconfiggi un Grublin nero. Sblocca una prova per Riju e strane sparizioni delle foche a noleggio. Credo che dopo le missioni di allenamento, la missione prova per Riju sia bloccata fino a un certo punto di storia, ma la storia l'ho finita, quindi... sì. Una prova per Riju, sconfiggi 400 Yiga a tempo e sconfiggi Supa, sblocca il compito di una matriarca. L'allenamento di Koga, sconfiggi 300 avversari a tempo e sconfiggi 4 pezzi grossi Yiga, sblocca fuori dal mio covo, Koga più chiunque, sconfiggi la truppa dello Shamanix a tempo, sono più Shamanix, occhio, e sconfiggi il Sassorok a tempo, sblocca la statua di bronzo. Aspra battaglia, chiunque, 2 campioni, conquista 3 avamposti a tempo e conquista l'avamposto Lynel a tempo. Sblocca il colore dei sogni e potenziare l'equipaggiamento. L'allenamento di Teba, sconfiggi 300 nemici a tempo, sconfiggi il Grublin nero a tempo, sblocca scortando l'ospite dei Rito e allenamento in volo al lago Riritoto. È un nome strano, lo so. Scortando l'ospite dei Rito, Teba, verso la destinazione con il Capitano Hylia e sconfiggi il Lynel Glaciale, sempre con il Capitano Hylia. Attenzione a non farlo andare KO. Sblocca. Link viene messo alla prova. Il ritiro sulle montagne e, anzi, in ritiro, e il guerriero Rito, please, fix i West. Link viene messo alla prova. Link, conquista 2 avamposti a tempo. Dovete lottare contro Mipha e Teba. E poi sconfiggere Revali e Sidon a tempo. Sbloccano una fondo potentissimo, ok? E non si combatte a stomaco vuoto. E come ultima missione ho fatto incendio alla stazione di posta. Chiunque. Urbosa più fate ho usato, vabbè. Sconfiggi 5 mostri ignei. Un Inox, un Lynel e 3 Grublin. Benissimo, suppongo di aver messo un timestamp per saltare tutto quanto il casino iniziale, ma oggi, come ho già detto, voglio provare a prendere più pezzi di Terrako possibili. Quindi adesso cominciamo con una missione che non sia troppo complessa da fare. Terrore in agguato. Mipha è di livello abbastanza adeguato, quindi useremo Mipha. Inoltre ho potenziato il tridente e... una cosa molto importante, se vi servono alcuni oggetti, per esempio io ho dovuto farmare così le code di Lysalfos Ignei, in pratica andate in una missione dove trovate un sacco di quei nemici e poi usate, intanto andiamo in questa missione così ve lo mostro, usate materiali trovati rari più 30%, 20% e 15%, finirete in 5 secondi, adesso posseggo 80 code di Lysalfos Igneo, così, a caso. Ora, voglio assolutamente potenziare il danno inferto, voglio assolutamente più materiali e voglio più esperienza per Mipha. Ok, sono pronto, quindi adesso proviamo a salvare Terrako.
Eccoci qua. Dei guardiani creano scompiglio fuori dal villaggio? Fermiamoli, prima che qualcuno si faccia male. Ok, allora, cosa decentemente importante. Oltre al fatto che devo affrontare i vari guardiani, io sto provando a fare una cosa, ossia, quando ho fatto le missioni extra, avrete notato che non ho fatto neanche una missione di Terraco, ok? È stato fatto apposta questo? Perché in questo modo dovrei stare a posto. Così tutte quante le missioni di Terraco le posso fare on camera, ok? No, cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? Esatto, niente, mio caro. Non ci vedo nulla. Ma devo sconfiggere tutti quanti i guardiani, quindi cerchiamo di stare attenti. Allora, vai Mifa, il potere del tridente scaglia di luce ci aiuterà. Anche perché è un ottimo attacco, è davvero un'ottima arma. Mifa è un ottimo campione, quindi vi consiglio seriamente di usarla se volete usare un campione decente che... Ok, sì, grazie. Che non ha problemi nel contrattaccare. Non so perché, ma con Mifa mi ci trovo estremamente bene, ok? Inoltre, questa missione è a tempo. Devo semplicemente sconfiggere alcuni guardiani. Non ho aperto la... No, non c'era una cassa, perfetto. Allora, direi di correre e di andare avanti il più in fretta possibile. Non so quante missioni di Terraco riuscirò a fare adesso, ma voglio provare a farne il più possibile. Quello è un... guardiano... Va bene, un guardiano dei fulmini. Nessun problema. Eccoci qui con l'attacco speciale di Mifa, che ho potenziato in realtà, quindi dovrebbe andare bene. Ok, vai così. E adesso Turbine. Ho scoperto che anche Sidona ha un attacco molto simile ed è estremamente potente, quindi grazie mille gioco. Bomb Rain. Ok, punto debole, vai Mifa. Ok, ok. Dov'è l'altro guardiano però? Ok, contro l'altro guardiano Mifa può essere comunque utile, basta che fa Z. Ok, esatto, fa attacchi aerei. Oppure non importa perché posso fare così. Poi premere, dov'è? Poi, dai, dov'è? Dov'è? Dov'è il guardiano? Ma dov'è il guardiano? Ok, perfetto, non lo vedevo proprio. Allora, mi fai evocare. Ok, finalmente. Non riesco a prenderlo però. Facciamo una cosa, va? Ok, perfetto, assolutamente perfetto. Certo, sarebbe più pratico riuscire a sconfiggerlo, visto che non lo vedo neanche. Ok, ce l'ho fatto. E appaiono altri guardiani. Oh mio Dio, perfetto. Va bene, se questa missione è così... Posso passare? Sì, ok. Se questa missione è così, lo dico subito, comincerò già a fare tagli. Volevo già fare tagli, in effetti, perché voglio provare a fare più missioni possibili di questo tipo. Ma dipendeva appunto dalla lunghezza. Ovviamente, se... sono tutte quante così, nessun problema, insomma. Se accade qualche altra cosa, ci vedremo, a breve. Altrimenti, pazienza e ci vediamo una volta finita la missione. Perfetto, siamo a 17 su 18. Ci ho messo in realtà un bel po' di tempo, ma è spawnato un guardiano del rancore, aggiungerei, ovviamente. Quindi, quello è l'ultimo boss che dovremo affrontare con Mifa in questa missione. 100 KO, finalmente. Allora, guardiano del rancore, direi di cominciare con l'attacco speciale. Almeno questa battaglia devo lasciarla. Ovviamente le gambe del guardiano sono molto più resistenti degli altri guardiani, quindi devo stare attento. E già che ci sto, perché sono un bel fire, tanto per indebolirlo ancora di più. Inoltre fuoco e acqua vanno a braccetto, vero? No, assolutamente no. Ma in 2 minuti dovrei riuscire a sconfiggere il guardiano del rancore abbastanza in fretta, se mi concentro. Quindi l'importante è continuare a fare questi attacchi qui con Mifa e rompergli la guardia il più in fretta possibile. E magari riuscissi a fare un contrattacco, sarebbe perfetto. Ora, ah, dannazione, non importa, non importa. L'importante è indebolire il guardiano. Vai così con le bombe, esplodete. Ok, vai, vai. Inoltre, se non siete vicini alla gamba quando fa quell'attacco là, ok. No, 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 no. Mi ha preso? Sì, mi ha preso. Allora sai che ti dico Thunder. Ok, è debole, vero? Perfetto, allora molto meglio per noi. Allora, non è ancora sconfitto, ma quasi, vero? Esatto, manca davvero davvero poco. Quindi mi sa che abbiamo praticamente finito la missione. E bene o male io ci ho messo 2 ore a fare tutte quelle missioni che vi ho detto inizio episodio, quindi, sì, alla fine le missioni secondarie rendono, ok, questo gioco abbastanza lungo. Quindi attenzione a quello che volete fare. Non ho intenzione ancora di fare la missione con Daruk, se posso evitarla, perché devo portare Daruk a un livello decente. Abbiamo preso un sacco di tridenti scaglia di luce, ok, perfetto. Molto buono per noi, perché i tridenti sono l'arma più potente che ha, grazie, che ha Mifa. Oh, perfetto. Stavo dicendo, l'arma più potente che ha Mifa, però la prima versione, insomma, dell'arma che ha è molto debole, quindi vi conviene cercare altri
Esatto, visto? Qualcuno da proteggere richiede un sacco di roba. Però, non da cose di Terraco. Quindi la cosa mi va bene lo stesso. Intanto, perché no, potenziamo un attimo Impa. Tanto perché posso. Cuori di Impa più 2. Allora, qualche altra missione che posso fare con Terraco? A parte quella di Daruk? No. Ah no, beh, sì. C'ho quella di Revali. Solo che livello 50... Ok, allora, vediamo un attimo se riesco a potenziare un po' tutti. Castonne, a che livello puoi arrivare? Puoi arrivare al 55, ok, perfetto. Io posso vendere qualcosa? Cioè, sì che posso vendere qualcosa, ma posso vendere qualcosa che mi dà robe? Vediamo un po'. Link può vendere questa, che dà 1000, ok. Qualche altra cosa che può vendere Link? Tanto per qualcosa che non dia velocità di attacco, andrebbe bene in effetti. Ok, così siamo a... 1400, 1300, 1500, ma questa la voglio conservare. Tolgo lo spadone bestiale. Sì, perché no? E adesso vendiamo tutto. Così forse posso anche potenziare un po' Revali. In effetti, parlando di Revali, io ho un'arma non troppo forte su Revali. È 53 più 5, quando in realtà dovrebbe essere molto di più. Ma suppongo ci diano cose buone. Quindi buon per noi. Allora, Revali, mio caro, vai al livello 52. Devi accontentarti di questo, mi spiace davvero tanto. Solamente Link è di livello abbastanza alto per fare queste cose. Allora, chi scappa e chi insegue. Va bene. Come ricompensa prendo anche 3 cose Korogu. Ovviamente voglio potenziare il danno inferto, quindi andiamo. Non posso farlo del 20%, ma sarebbe una cosa eccessivamente buona. Altre cose da fare non ho mai provato. Dov'è? No, dov'è? Dov'è? No? È questo qua? Recupero energia ogni 10 secondi? Proviamola, dai. E un altro danno inferto. Più danno faccio, meglio è. Ok, sono pronto. Vediamo in cosa consiste questa missione. Anche perché Castonne ha già un'arma molto buona. Più buona di Revali? Sì, ok. 69 più 5. Ok, andiamo. Vorrei inoltre ricordare che Revali è estremamente buono per attaccare tanti gruppi di nemici, quindi... Picciù! Ok, cosa vorreste... Dicevo, cosa vorreste fare? Devo sconfiggere il bosco e scappare. Ok, allora, Castonne, comincia ad andare verso questo punto, mentre io ci vado tagliando, perché faccio prima. O forse no, aspetta, devo sconfiggere il Boblin prima che raggiunga il punto di fuga. Ok, quindi mi sa che devo assolutamente correre, indipendentemente da quello che... Beh, dovrei fare o no. Quindi, Revali, ti prego, corri e sbrigati. Cosa? Non è possibile. Un Gruppo d'argento? Ok, perfetto. Ok, allora devo affrontarlo e sconfiggerlo, quindi sbrighiamoci un po'. Ok, perfetto. Adesso devo sbrigarmi, quindi torniamo in volo. Castonne, perché non vai avanti? Cos'è questo? È un Boblin. Ok, quindi ci conviene adesso correre. Non posso davvero aspettare niente. Devo correre. Scendi giù. Devo sbrigarmi. Dove stai andando, Revali? Ok, vai per di qua, per favore. Ok, cerchiamo giusto un po' di caricare la nostra barra dell'attacco speciale, anche se non credo di riuscirci così tanto bene. Allora, Grublin nero. Le porte si sono chiuse, ovviamente. Glacior! Va bene? Va benissimo, direi. Ok, cominciamo con l'attacco speciale, perché almeno così dovrei riuscire a... Beh, ammirare la forza di Revali. Non avrò alcuna pietà! Ok, perfetto. Grublin nero adesso, per favore. No, sollevati in aria. Ok. 4 per fare questo qui. Questo qui è estremamente buono come attacco. Ok. Vorrei davvero tanto caricare un'altra cosa, ma non posso. E spam. Un altro Glacior. Ok, nessun problema. Anche se mi sa che l'ho fatto troppo presto. Vabbè, non importa. Allora, cerchiamo di sbrigarci. E... Aha! Ti ho fregato, mio caro Grublin nero. Perfetto. Vai, vai. Dai, 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 dai. Ok, perfetto. Solviamo in aria. Mi è staccato un attimo l'audio. Castone è ancora laggiù, intanto vorrei far notare questa cosa molto bella. Grublin nero. No, mi spiace, stavolta ho imparato a fare almeno un contrattacco decente. Ok, il Boblin sta scappando, ma io posso ignorarli questi. No, ok, perfetto, allora, Revali, vai. Vai seriamente, Revali. Tocca a me? Pronti, attenti, via! Ok, ma un attimo, mi sa che abbiamo quasi recuperato. Dove stai? Castone, perché non vieni avanti? Oh, allora... Dov'è? Dovrei poterlo vedere a breve. Dov'è? Eccolo là, il... Ce l'ho fatta, ok, perfetto. Quindi l'importante era semplicemente affrontare e sconfiggere il Boblin. Probabilmente ci fosse stata Riju, cosa che non si può fare perché siamo con Revali e Castonne, questa missione sarebbe stata estremamente più facile. Quindi attenzione a come fate le cose. Seriamente attenzione. 900 rupie sono buone. Oh, buono.
E grazie, ma non serve per adesso, Mifa, ok? Qualche altra cosa? Sì! E adesso non ho sbloccato nient'altro. Bene, benissimo. Dunque, mi sa che sono costretto adesso a fare questa missione. Rancore senza freni, quindi guardiano del rancore, 5 frammenti di terraco. Ok, vediamo un po' se riesco a fare intanto altre cose. No, 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 no. Ho bisogno di soldi, sì, ma dovrei più che altro potenziare il più possibile Daruk. 51. Avessi qualcosa da vendere. Ah, in effetti, giusto, parlando con questo, esatto, possiamo dare 100 banana lame per prendere 1000 rupie. Cosa buona, in effetti. Oppure, questi qui per i nuclei ancestrali che non servono adesso, questa qui non la posso ricompletare, quindi potete volendo farmare un sacco di banana lame, anche se vorrei comunque provare a consigliarvi... Ok, perfetto, va benissimo il livello adesso. Vorrei provare a consigliarvi sempre la solita strategia, ossia fate rischio massimo principiante con Revali, magari con i cosi che danno più rupie, con il cibo che dà più rupie intendo, quindi attenzione. Allora, non credo di avere abbastanza soldi per formare un'arma più potente per Daruk. 49, che schifo che è. Va bene, spero mi basti. Devo per forza mangiare qualcosa che mi aumenti l'attacco. E mi sono appena accorto che non vi ho mostrato in effetti alcune cose. Allora, cibo, ho bisogno di cibo. Posso per caso comprare questa carne? Ok, sì, la posso comprare. È una cosa molto buona perché vuol dire che forse... Compra tutto? Compra tutto? Ah, non ho rupie. Un attimo solo, gente. Ok, adesso posso fare la bistecca al caldoperone. Perfetto, quindi bistecca, cucina, poi... Riuscissi a fare qualcosa tipo più rupie sarebbe l'ideale. Però non voglio queste perché sono problematiche. Quindi mangiamo semplicemente questo. Sì, più rupie. E danno elementale del fuoco ridotto sembra essere buono, visto che siamo contro nemici di fuoco. Quindi tentar non nuoce. Adesso andiamo con l'Egida di Daruk. Allora, cominciamo la missione. Rancore senza freni. Cosa volete che io faccia? Oh, ok, conquista gli avamposti. Nessun problema. Tanto l'Egida e posso attivare il magma. Daruk è estremamente potente. Quindi, sì, ve lo consiglio altamente se volete un campione buono che faccia tanti danni. Ok, 5, crea. Ok, e adesso bam, bam. Visto quanto è buono. Inoltre, le bombe di Daruk funzionano immensamente bene. Posso attivare il magma? Perfetto, dovrei colpirlo giusto un altro paio di volte per fare il punto debole, perfetto. Devo conquistare gli avamposti, credo che alla fine io debba in realtà sconfiggere i vari guardiani del rancore, quindi attenzione. 3, 4, l'attacco a 4 questo qua stunna spesso e volentieri, quindi attenzione. Cioè, attenzione nel senso che lo posso sconfiggere. Guardate cosa so fare. Ok, vai. Allora, Daruk è davvero molto molto buono come campione. Non lo metto in tier troppo alte, perché è vero che è buono, ma no. Ok, ma ci sono campioni più buoni. Link è più buono di Daruk, per esempio. Ok, ma non è quello il punto, ok? Il punto è che Daruk è molto versatile. Ce l'ho fatta a dirlo. Vai, crea tutto, distruggi il mondo. Ok, Daruk, fai fuori il guardiano, per favore. Ce la fai? Ovviamente no. Va bene. Arciroccia. Va bene, allora ci conviene fare così. È tanto per sbrigarsi un po'. Allora, ci penso io. Allora, mi dai qualche ricompensa buona? Mi servirebbe un fendirocce di Daruk. Non un battirocce, un fendirocce. Nessun problema, lo prenderò più tardi. Allora, alla fine, se non riusciamo a sbloccare nuove missioni del... beh, di Terraco, dovrò andare a farmare off camera ed è una cosa che vorrei provare ad evitare di fare, almeno per adesso. Appaiono le bombe laviche, ok. Non vi ho mostrato questa cosa, ma... sì, Daruk può difendersi dalle bombe laviche in questo modo. Cosa utile che avrei dovuto scoprire nella prima missione con Daruk. Solo che ho mandato Daruk in quel passaggio con le bombe laviche senza aver bisogno di, ok, usare l'Egida. Perché lo stavo controllando off camera, insomma. Lo stavo controllando con la guida automatica, insomma. E è divertente come cosa. Ehi, guardiano del fuoco? Vorresti dire che... Freeze! Ok, perfetto, vai così. Addirittura due guardiani, eh. Ok, crea tutto. Perfetto, vai così. Guardiano del fuoco, dovrei dirci addio a breve, mio caro. Anche perché adesso abbiamo l'Egida di Daruk al nostro fianco. Boom! Più danno riesco a fargli, meglio è per noi. Ok.
Certo, avessi un'arma più potente con Daruk, avrei già finito, ma ahimè, non possiamo farci nulla. Cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? Abbiamo Legida! Abbiamo Legida! Ok. Che in realtà non è immortale, ossia non vi può salvare sempre Legida. Con gli attacchi estremamente forti non funziona. Quindi state attenti a come volete fare le vostre cose, ma occhio. 1, 2, 3, 4, 5. Vai così, creiamo tutto. Bam, bam. Ok, Stasis. E Skadoosh. Ok, perfetto. Anche se in effetti non dovrei usare Stasis così. Ok. A quanto pare se stare sotto al... No, 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 no. Ok, ho fatto bene? Vediamo. No, ma abbiamo quasi rotto la guardia. Perfetto, vai Daruk. No, 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 devi fare questo attacco. Eccola qua, la coda di Lizalfos Igneo. Sì, lo so che si dice Igneo, lo so. Ok, crea tutti quanti gli stalagmiti, scusate. O i pezzi labici. Allora, vai così. In effetti, un'altra cosa importante che ho fatto off camera è stato sbloccare il potenziamento di Urbosa. In sintesi, il potenziamento di Urbosa consiste nel avere una doppia barra del... Stasis, ok. Una doppia barra dei fulmini. Se sbloccheremo la cosa di Urbosa, la userò immediatamente perché è potente, è seriamente potente. Inoltre, ho sbloccato anche un altro attacco di Urbosa, ma quello lo vedremo quando sarà il momento giusto. Cosa vorresti fare? Scusa, scappare dalla furia di Daruk? Assaggia questo! Ok, se non accade nient'altro, mi sa che possiamo fare un taglio e ci vediamo direttamente a fine missione. Lo so che questo video è pieno di tagli, inoltre ho fatto anche la missione iniziale, o meglio, le varie missioni iniziali che vi ho spiegato e sono forse un po' noiose da capire, perché sto parlando e basta mentre nello sfondo accadono cose che ho fatto a camera, però è necessario per fare più cose possibili oggi. Non so neanche se riuscirò a... riparare Terraco, insomma, in questo episodio. Ci vorranno due episodi? Probabilmente sì. Ok, quindi attenzione, chiedo scusa. Fendi Macigni, ok, perfetto, quello volevo. E adesso andiamo avanti. E con questo mi sa che abbiamo finito, vero? Success! Perfetto. C'erano un altri... Cosa ho detto? C'erano altri due guardiani. Uno Igneo e uno del Rancore. Quindi, easy, abbastanza facile. Abbiamo fatto dei level up, ma alla fine non servivano così tanto, lo dico subito. Il problema sarà Urbosa, perché so che è indietro con i livelli, quindi, sì. E non abbiamo abbastanza rupie. Non ho modo di vendere diamanti. Spero, però, di avere abbastanza oggetti barra materiali, insomma, per riparare Terraco nelle altre missioni, perché da quello che ho visto non... Ci sono abbastanza pezzi. Il gioco ce ne chiede 50. Noi ne abbiamo 14, mi sembra adesso. Quindi, sì. Ok, vediamo un po'. Ho sbloccato qualcosa. Sì, con Urbosa, forse. Vediamo un po', intanto. Questo è con Reroam, la tomba del guardiano. Che si può fare. Si può fare. Roam è potente. E... Sconfiggi Ast... Oh, miei dei! Ok, non adesso. Ma sconfiggi Astor, bene. Quindi abbiamo anche una missione con Astor che richiede... Ok, no, perfetto, non dà cose del guardiano. Parlando del guardiano, tu cosa chiedi, scusa? Ah, Hinox, ok, quindi ecco perché non posso farla. Tu chiedi robe, tu cosa chiedi? Zaffiri? Un attimo, zaffiri li posso comprare, Vasak. Quindi... Vasak. Allora. Ah, perfetto. Mi sa che sto a posto. E con questo abbiamo fatto anche quest'altra missione di Terraco, vai così. Pezzo di Terraco, ok. Sblocchiamo qualche altra cosa. No. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 17, ok. La sfortuna. Ok. E allora andiamo con Reroam. Tanto sono solamente guardiani. Cosa mai potrebbero farci? Roam è già potente di suo, non serve potenziarlo o altro. Ho bisogno però di un po' di cibo. Sembrerebbe una delizia. Lo è Roam, lo è. Ok. Non voglio andare con altro. Magari un po' di movimento in più. Ok. Una squisitezza. Una squisitezza? Che strana voce. Prima è "Io sono Reroam, laverò via quest'onta." E poi "Oh, una squisitezza." Laverò via quest'onta. La tomba del guardiano. Allora, vai così. E carichiamo il nostro attacco speciale il più in fretta possibile, perché Octorok. Octorok. Oh, mamma mia. Ovviamente devo avere problemi. Ok, intanto ve l'ho già detto, sto colpendo solamente per caricare il mio attacco speciale. E adesso, guardiani volanti, pericoli costanti. Allora, vieni qua, mio caro. Ok. No. Ah, ovviamente. Ok, vai.
L'importante è sconfiggerlo. Trasformazione. Oh, il contrattacco del vecchietto Roa. Cosa volevi fare? Bomba! No, ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Il guardiano ha cominciato a muoversi. Sì, ma come faccio ad attaccare questo coso? Non me lo fa attaccare. Ah, perché è in aria. Siamo seri? No, 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 no. No, mi spiace. Sto già perdendo. Siamo seri, sto perdendo perché non vuoi venire per terra da me. Ok, perfetto. L'altro guardiano. Sono tre guardiani, eh? Ok. Finché sono solo tre guardiani, cosa vorresti fare? Stasis! Ok, in questo modo l'ho fermato nel tempo. Dovrei aver fatto la scelta giusta, spero. Ok. E adesso l'abbiamo via quest'onta. Ok, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roan Burst. Oh oh, la mia barba è bellissima. Ok. Io ho anche tagliato via le cose che dovevo tagliare. Quindi adesso facciamo così. Ah ah. Non sono tre guardiani, vero? Sono molto di più. Dai, vecchietto. Addio, guardiano. Dai. Eccoli qua, la truppa del guardiano del fuoco. Mangiamo una mela, tanto per qualcosa. Spadone reale, va bene, non mi lamento dello spadone reale, visto che è potente e ci serve. Comunque, non importa. Vorrei controllare una cosa importante. Roam, ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, 1. Sì, perfetto, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. Quindi questo è l'attacco finale di Roam. Perfetto, volevo solamente sapere questo. Ora possiamo andare a sconfiggere gli altri guardiani. Appena riesco a vedere dov'è il passaggio per andare da loro. Ok, Lizalf. Oh, no, 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 no. Non ti azzardare. Nuovo livello, perfetto. I nuovi livelli sono eccessivamente comodi perché ovviamente ricarico tutta la barra dei miei attacchi speciali, quindi. Ah ah. Allora, guardiano Igneo, dove sei? Eccoti qua, guardiani Ignei. E normali? Volete dire guardiani sconfitti? L'abbiamo via quest'onta, Roam. E Tai, prendete questo. Barba lisciata. Ok, mi piace troppo ed è bellissima come cosa. Ok, vai col... Ah, mi hanno interrotto, come osate interrompermi? Ok, trasformazione. Bam. Roam è davvero davvero potente. Non mi sarei mai aspettato che un personaggio che non ho per niente considerato, insomma, ovviamente guardiano dei fulmini, come personaggio giocabile, insomma, potesse rivelarsi così potente. Ce l'ho fatta, allora. Ok, e spam. Wow. Ok, questa è la combo giusta di Roam. Bisogna continuare a premere X. Perfetto, adesso che l'ho capita devo solamente sconfiggere tutti quanti i guardiani. Strano che non ci sia un guardiano glaciale. Il before adesso spawnerà un guardiano glaciale, perché figuratevi se adesso non spawna. Aspetta un attimo, fuoco. Lo sapevo. Molti guardiani dei fulmini sono deboli a fuoco e non ho ben capito il perché, ma è così, quindi che ci posso fare? Roam, l'abbiamo via quest'onta. Ah, eccolo qua il guardiano del ghiaccio. Allora, sai che ti dico? Ti dico che dobbiamo lavare via quest'onta, ok. E prendete questo. Ok. Non ho intenzione di caricare troppo la mia barra, perché dovrei stare a posto. Tanto per, facciamo così, così esplode e possiamo fare il colpo punto debole. Ok, mi sa che alla fine questa missione con Roam si sta rivelando una delle missioni più facili, solo perché abbiamo Roam molto potente. Quindi la cosa mi va più che bene. Tornado. Ok, ma non è finita. Esatto, immaginavo ci fossero i guardiani del rancore. Strano che non ci siano guardiani del... malaugurio. Dove sta? Ah, abbiamo già preso il pezzo di... Ok, perfetto. Allora, dove sta il guardiano del rancore? Lo vedo, lo sento. Fra i suoi capelli il fuoco c'è e annienta ogni controllo che c'è in stasis. Ok, perfetto. Rompere la guardia è una cosa eccessivamente buona. Ok, trasformazione. E adesso... laverò via quest'onta. Prendete questo... Perfetto. Direi che va più che bene come cosa. Soprattutto se mi trasformo e premo X. Ok. Dopo questa missione, chissà se sbloccheremo Urbosa. O meglio, la missione di Terraco con Urbosa. Che ci siano inoltre missioni di Terraco con tutti i personaggi? Probabile, ma non ne sono così tanto sicuro. Ok. Wow, i guardiani li pensavo eccessivamente potenti. In realtà sono molto deboli quando capite cosa bisogna fare. Ho sbagliato un sacco, ma... stava per fare l'attacco in cui è debole a stasis, ma ovviamente io l'ho fatto stasis prima. Ok. Trasformazione. Perché durante la trasformazione non sono immortale. Ok, peccato. Pensavo di esserlo.
In realtà no, solamente quando uso Glacier o altre cose lo sono. Perfetto, vai. Ora basta. Ora basta. Che poi non ho capito perché la sua abilità speciale consiste nel diventare un piccolo... non è un piccolo, un vecchietto normale, insomma. Ah, ci ho provato, ma a quanto pare non posso fare il contrattacco. No, non posso. Nessun problema, abbiamo comunque la potenza di attacco del re. Perché ti stai allontanando, caro? Ok, sta fermo. Nope. Ok, haha. Mi spiace, mio caro. E sboom. Taglio. Questo attacco è molto, molto potente. Quindi dovete continuare a premere X dopo la trasformazione per finire per bene tutto quanto. Parlando di trasformazione, non è che magari posso cominciare dal vecchietto, ok? Nota. X. Trasformazione. Bam. E ciao, 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 ciao. Certo, sarebbe davvero molto bello poter fare un attacco speciale di Roam in modo da finire completamente il guardiano del rancore, ok? Abbiamo fatto, vero? Spero. Smash. No? Ok, va bene. Ancora non abbiamo fatto. Forse adesso finiremo però. Ok. Success. Perfetto. Allora, ho intenzione di fare altre missioni oggi, lo dico subito. Quindi la prossima verrà accorciata di parecchio. Chiedo scusa, ma è perché volevo fare il Roam, insomma. Se posso usare Link in qualche missione, ovviamente lo userò. Materiali rilevati con il sensore più 15%. Oh! Questa è una cosa buonissima. Perché, un attimo solo, perché Link, grazie. Vuol dire semplicemente che se usiamo Roam possiamo adesso prendere molte più cose. Questo è Roam, cosa chiede? Azione personale più potente. Vabbè, adesso non ne ho bisogno, ma vediamo. Non abbiamo altre missioni nuove di Terraco, quindi dovrò farmare materiali extra. Trota scossa. Bene, ce ne serviranno un bel po' di materiali, quindi non so cosa riuscirò a fare. La carne serve adesso, siamo seri? Per Terraco? Serve 20 di carne. Ok, allora un attimo solo. Se tolgo questo, cosa mi può dare carne? Tu? Sì, lo so, ma... sì, questo può darmi carne. Però non credo sia il momento giusto per farmare missioni off. Questa cos'è? Ah, vero. Difendi il castello di Hyrule. Non l'ho mai fatta. E in effetti vi ho detto che alcune missioni che abbiamo sbloccato sono... No? Dov'è? No? Dov'è? Dov'è? C'è una missione... che credo sia questa. Non so dove sia, ma c'è una missione che richiede sia da Rook... Oh, posso fare questa? Vabbè, facciamo questa. Sia da Rook che Yunobo, per esempio. Che è una missione di accoppiata, insomma, dei campioni vecchi e nuovi. Ecco, tipo questa, la disciplina dei rito. Che noi non possiamo fare. O meglio, che voglio fare, ma le voglio fare tutte insieme. Quindi per il momento facciamo come ultima missione Difendi il castello di Hyrule. Livello 58. Usiamo Link, però. Vi spiego. Se non porto almeno Link a un livello decentemente alto, non posso fare alcune cose. Quindi facciamo così. Potenziamo il nostro attacco, potenziamo la schivata e potenziamo i materiali trovati, perché sono materiali, ok. Vediamo cosa ci sta richiedendo il gioco da fare. Eccoci qui. Conquista gli avamposti. Ah, niente di troppo problematico, insomma. Però devo stare comunque attento. Un attimo. Ah, ci ho provato. Ci ho seriamente provato a fare il contrattacco. Si può fare, eh? L'ho fatto con Urbosa l'altra volta ed è venuto anche abbastanza bene, ma ovviamente adesso sto failando. Allora, se devo semplicemente conquistare gli avamposti, mi sa che è una missione che posso anche, non dico saltare, ma tagliare parecchio. Quindi una volta sconfitto il guardiano del rancore, avrò fatto. Cosa volevi fare, caro? Ah, non funziona? Davvero? Ok, ma almeno questo funzionerà, no? Ok, perfetto. Link, punto debole del guardiano del rancore. Ah, ce ne vorrà ancora un po'. Hanno invaso l'avamposto est? Ok, allora controlliamo Roam mentre Link sta qua. Sarà un problema, sarà un gigantesco problema. No, c'è un Lynel qui, un attimo. Prima devo difendere l'avamposto. Se failate nel difendere gli avamposti, ovviamente è finita. Quindi attenzione a come fate varie cose. Spam, ok. Inoltre sto caricando abbastanza Roam. Bravissimo, Roam. Sto caricando abbastanza bene le mie... Mamma mia! Le mie barre degli attacchi speciali, quindi buon per noi. Roam,
devasta questo... oh, questa onda. Ok. Abbiamo difeso l'avamposto, ma ovviamente i grublin neri, quindi andiamo avanti. E si comincerà a fare un taglio perché adesso mi sto, non dico un po' stancando, ma devo sconfiggere un sacco di nemici prima di fare qualunque altra cosa. Quindi vediamo se accade qualcosa di importante, tipo se spawna un nemico eccessivamente potente, eccetera. Ovviamente lascio in video, altrimenti pazienza e ci vediamo dopo. Come osi? Ok, allora, un piccolissimo consiglio che voglio provare a darvi per questa missione in particolare. Fregatevene degli avamposti, ok? Semplicemente, quando vedete, esatto, quella scritta, ossia, hanno invaso l'avamposto sud-ovest, sono due avamposti che possono invadere, andate subito a quegli avamposti, altrimenti potreste passare un brutto quarto d'ora. Non è una missione complessa, ok? L'unica cosa è che se non difendete avrete problemi, ok? Avrete sicuramente un sacco di problemi, quindi fate come vi ho detto io e dovreste stare a posto. Inoltre, sparisci, laverò via quest'onta. Ok, dannazione, il problema di Roam è che quando fa il suo attacco speciale con Stasis, insomma, è molto lento ad attivarsi e potrebbe... Ok, no, ok, perfetto. Potrebbe non arrivare in tempo per quando premete il pulsante di Stasis, quindi state particolarmente attenti. Ora, ho mandato Link dov'è il guardiano del rancore e credo in realtà di aver fatto abbastanza bene, vero? Sì, ok, quindi mentre Link sta là, Roam va qua e noi combattiamo contro il guardiano del rancore, anche perché adesso possiamo sconfiggerlo senza problemi. Vai così. Seriamente, date più priorità a... com'è che si chiama? Al difendere le basi piuttosto che al conquistare gli avamposti. E dovreste stare a posto. Alla fine quello è il problema. Ovviamente non colpisco. Sto aspettando... Esatto, questo io. Aha! Inoltre così posso fare la combo completa. E quindi scadush. Perfetto. Questa missione è lunga. Ok, è solamente lunga. Non è nient'altro se non lunga. Quindi adesso controlliamo Roam. Link resta lì, perché se qualcuno dovesse decidere... Ah, giusto, perché non andiamo ad invadere un avamposto che abbiamo già conquistato? Sì, quello sarà un problema. E abbiamo protetto gli avamposti, perfetto. Quindi Roam è potentissimo e abbiamo fatto tutto quanto. Dovrei in questo modo aver sbloccato anche le quest secondarie di Urbosa e Riju. E di... chi manca? Mifa e Sidon insieme, ok. Va tutto quanto bene. L'esperienza fusione armi è divina, proprio. Ah, la carne, perfetto. Ok, perfetto. Luna rossa, ora posso mostrarvi cosa intendevo dire. Intanto ho sbloccato due missioni, esatto. La seconda, ossia questa. Le ombre tra gli alberi. Oh, sblocca una cosa carina. Inoltre, dovrei fare questa missione. Non ora, però sì. Oh, diamanti, finalmente ce ne ho abbastanza. Ok, potenziate le fate radiose. Ok, l'ultima combo delle fate. Vediamo, posso comprare nuovi materiali, quindi compriamoli, assolutamente. 30 ne servivano, giusto? Sì, ovviamente 30. La luna rossa, guardate un po', esatto, battaglia di Akkar a livello 72, perché è più complessa ovviamente. Non voglio farla adesso, lo dico subito. Però posso intanto potenziare, sì, perché no, potenziamo un po' il nostro bellissimo maestro Koga. Mentre mangi banane con X, gli scagnozzi combatteranno al posto tuo. Oh, Togo. Cosa che prima non accadeva. Ok, allora, lo dico subito, probabilmente farmerò off camera altre missioni secondarie che non danno cose di Terraco, ok? Perché sì... Ah, aspetta, mi mancano solo queste. La carpa spada, che si può prendere qui. Ok, allora potrei fare un taglio solamente per completare. Quante ce ne abbiamo, scusate? Ne abbiamo 20. Questo ce ne dà 5. Ok, perfetto. Allora faccio un taglietto. Farmo un po' questa missione, solamente perché così, se riesco a prendere abbastanza carpe spada, posso arrivare a 25, ossia la metà. Quindi ci vediamo tra qualche minuto per voi. Anzi, qualche secondo per voi, qualche minuto per me. Vai. Attacco del clan Yiga, vittoria. Adesso, con 3 cibi che danno più materiali, quindi in totale era più 10, più 15, più 20%, quindi in totale sarebbe più 45, giusto? Sì. Ho ottenuto, vai, 300 banana lame, 30 carpe spada e tutta quest'altra roba. Ok, quindi attenzione.
Seriamente, se volete farmare qualche materiale, assicuratevi di avere del miele, perché vi servono dolci per prendere più materiali. E c'è una mosca vicino a me, che schifo. E dovreste stare a posto con tutto. Video lungo, lo so, ma volevo prendere più materiali possibili per Terraco. Quindi, nella prossima parte di Hyrule Warriors, l'era della calamità. Probabilmente, come vi ho già detto, mi allenerò un altro po'. Con altre missioni che non danno ricompense, o meglio, come ricompensa pezzi di Terraco, perché sì. E poi vedremo, non posso completare queste altre missioni, vero? Tanto per controllare, no. Però, esatto, posso comunque comprare alcune cose, tipo questa lucertola, e così sto a posto, in effetti, le lucertole le ho già prese. E in questo stallaggio le trote ignee. Me ne mancano 5, vero? Mi mancano seriamente 5 trote ignee. Facciamo una cosa molto rapida, va. Ah, ok, sono stupido. Mi servivano i certificati Lynel. Va bene, nessun problema. Tanto dovrò comunque farmare un bel po' di Lynel. E mi sembra anche Hinox. Sì, per Oltre il Mare e le altre missioni. Lo dico subito, miei cari. C'è una missione, eccola qua, l'Unione Amplifica la Forza, che vi consente di affrontare un Lynel e un Hinox e basta. Dovrebbe essercene anche un'altra, simile, ma più complessa. No, non è questa, però è praticamente l'evoluzione di questa qui. Un attimo che mi sa che l'ho sbloccata finendo questa, quindi se nei miei appunti cerco l'Unione Amplifica la Forza, dovrei poter trovare la missione che sblocchiamo facendo quello. E la risposta è che non trovo quella cosa nei miei appunti. Strano, perché l'avevo segnata come cosa. Un attimo solo, che c'ho un quadernino io. Se la devo cercare tagliando, lo faccio. Eccolo qua. Ancora più forti si chiama la missione, che dovrebbe consentirvi di... consentirvi di fare qualche altra cosa. Ancora più forti si chiama. Dove sta? Un attimo. Ah, eccola. Due Hinox e un Lynel blu. Quindi attenzione. Non l'ho ancora fatta, probabilmente la farò off camera. Però non importa. Io adesso vi saluto e mi preparerò per fare tante cose. See you next time, baby!